Milan Conference, questo importante appuntamento che vede riuniti a confronto, faccia a faccia, per modo di dire, perché siamo ancora nella fase degli incontri digitali, che comunque stanno avendo un grandissimo successo, gli investitori con le imprese, i gruppi quotate e quotati appunto nel segmento EXIM, oggi si chiama Euronext Growth Milan, di borsa italiana. Sono molto contento di avere con noi il dottor Giuseppe Giglio, che è il CEO di Giglio.com, una destinazione di moda globale indipendente dedicata allo stile e a cura dei dettagli. Loro praticamente hanno un'attività che poi, ripeto, ci spiegherà. La cura dei più piccoli inizia dalla culla e prosegue in ogni momento di crescita. Tra le ultime tendenze, dettagli luxury, collezioni di abbigliamento, scarpe, borse, accessori, qualsiasi scoperta, insomma, è una conquista. I migliori marchi di moda per bambini, quindi siamo nel campo, diciamo così, del fashion per bambini. Dottor Giglio, volevo capire quali sono le vostre caratteristiche essenziali che vi permettono di essere un protagonista, insomma, in questo settore. Buongiorno, grazie intanto per l'invito, un piacere essere qui con lei oggi e con gli ascoltatori. Noi siamo una famiglia di Palermo che vive nel mondo della moda da oltre 60 anni. La nostra è una genesi di commercio a vocazione tradizionale, fatta di bottega, che diventa negozio, che diventa multimarca nel corso degli anni Ottanta, e nel 1996, da giovane post-universitario che voleva trovare una strada alternativa a quella della vetrina su strada, fonda, diciamo, nasce, decide di affacciarsi a questo mondo sconosciuto ai più allora, che era internet, e nell'aprile del 96 registra il marchio Giglio.com. Giglio.com, dico scherzando, che nel 96 nasce non perché a quel tempo avessimo mire di internazionalizzazione, ma perché il punto it banalmente non esisteva. La gerarchia punto it arriva soltanto nel 2001, quindi nel 96, soltanto per dare un riferimento di quel tempo, Amazon aveva spedito il primo libro un mese prima e non esisteva PayPal, non esisteva eBay, Google era in versione beta, si navigava con Alta Vista, cioè era veramente un'altra... Siamo un altro mondo della rivoluzione digitale. Sì, è preistoria del web. Noi da quel momento abbiamo cominciato invece un percorso di digitalizzazione della nostra azienda attraverso anche un cambio generazionale, per cui siamo riusciti in qualche modo a trasformare quella che era l'azienda di famiglia fatta di negozi che esistono tutt'oggi a Palermo in un'azienda che, facendosi sul web, oggi serve 144 nazioni, ha più di un milione di clienti che sono iscritti alla nostra newsletter, parliamo 10 lingue, copriamo tutte e 24 le ore della time zone, quindi diciamo, ci siamo internazionalizzati e l'abbiamo fatto in modo molto veloce, soprattutto negli ultimi 10 anni, da quando abbiamo cominciato a scrivere quella che è la nostra tecnologia. Oggi abbiamo una piattaforma che è interamente proprietaria e siamo diventati un marketplace, perché in realtà oggi alla piattaforma Giglio.com non partecipano soltanto i nostri negozi, che anzi sono molto marginali, ma partecipano circa 200 boutique, tutte nel territorio italiano, e anche qualche brand con i quali siamo integrati direttamente. E grazie alle 200 partner noi costruiamo un catalogo che poi vendiamo ai clienti che vengono su Giglio.com da tutto il pianeta. Ho capito. Senta, volevo capire un po' i segnali che giungono dal mercato, sia per quello che riguarda un po' quello che è stato il 2021, comunque un anno di ripresa, diciamo così, dopo la pandemia. Volevo capire quindi, da un lato, quanto la pandemia da Covid ha impattato sulla vostra attività, se ha impattato in maniera marginale o in maniera più, diciamo, marcata. Dall'altro lato, i segnali che ora stanno arrivando dal mercato. Tenga presente il tema, ovviamente, rincari energia,
difficoltà, non so se nel vostro settore ci sono, anche di reperire spesso materie prime, oppure se voi tutto sommato da questi fenomeni venite solo lambiti marginalmente. Ma allora, sicuramente siamo stati impattati da un punto di vista della operatività. È chiaro che quando si è andati in lockdown tutti noi eravamo spaventati e anche particolarmente incerti nel quotidiano di come e potevamo lavorare sulla base delle operazioni logistiche che c'erano da fare, però siamo riusciti a dimostrarci effettivamente molto resilienti al Covid, tanto che noi siamo cresciuti in modo significativo nel corso sia del 2021 versus il 2020, ma anche versus il 2019. Tenga conto che in 24 mesi, dal 2021 al 2019, noi abbiamo più che raddoppiato il nostro fatturato. Questa dimostrazione che in realtà la pandemia l'abbiamo saputa governare. Adesso è brutto dire sfruttarla, perché ovviamente diciamo è stato un momento drammatico per tanti, però in effetti abbiamo avuto la capacità, soprattutto per la possibilità di poter lavorare a macchia di leopardo, laddove c'erano aree del pianeta che la stavano vivendo in modo più marginale, aree invece che magari la soffrivano un po' di più, abbiamo avuto la forza, la capacità di spostare la nostra attenzione sui vari mercati che nei diversi momenti erano attivi rispetto ad altri. È stato quindi l'internazionalizzazione di cui parlava prima, dal punto di vista l'avete anche saputo gestire intelligentemente in modo flessibile, se capisco bene. Assolutamente sì, noi siamo cresciuti in internazionalizzazione. Tengo conto che in questi 2 anni, per esempio, il market share degli Stati Uniti nella nostra economia è passato dal 5 al 12%, quindi è più che raddoppiato l'internazionalizzazione soltanto verso gli Stati Uniti. In realtà, nel corso degli ultimi 2 anni l'Italia è calata dal 37 al 25%, e quindi cresce la parte internazionale, anche perché non dico dati misteriosi, perché li abbiamo comunicati appunto qualche giorno fa, quelli del primo quarter del 2022, noi continuiamo a crescere di un intorno del 40% verso il 2021, e il 2021 segna una crescita verso il 2020 del 57%, quindi sono crescite importanti, sono crescite che ovviamente si accompagnano a una forte internazionalizzazione, perché l'Italia è un mercato forse un po' più lento, un po' più maturo, e quindi noi ci stiamo rivolgendo più velocemente verso aree che invece hanno sviluppi più significativi. Ritmi di sviluppo più forti. Senta, guardando a 5 anni, parliamo di medio periodo, quali sono le vostre strategie di fondo per continuare a crescere? E tra l'altro una domanda, prevedete anche la possibilità eventualmente di fare acquisizioni nell'ottica di medio periodo, oppure pensate di crescere esclusivamente per linee interne? Ma allora, abbiamo diciamo un piano industriale che è particolarmente aggressivo. Noi siamo cresciuti nel corso di questi anni con ritmi sostenuti, e pensiamo di continuare questi ritmi di crescita anche per gli anni a venire. Tenga conto che nel 2013 questa era un'azienda che fatturava 800.000 euro, abbiamo chiuso il 2021 a circa 37 milioni di euro, quindi nell'arco di 3 anni... esponenziale, insomma. Esatto, siamo cresciuti con ritmi davvero sostenuti, davvero importanti, e manteniamo tutte le caratteristiche affinché questi ritmi di crescita continuino esattamente con la stessa impetuosità. Poi l'apertura alla finanza. In realtà nel 2018 noi avevamo emesso un mini bond che era stato quotato in Extramot Pro, sottoscritto da Zenith SGR. Poi c'era stata un'operazione di equity con il fondo Equilibra, che era entrato in minoranza. Tutto questo per me è stata una palestra per arrivare poi alla quotazione dello scorso anno. Palestra che ci ha consentito di cambiare mindset. Siamo passati da quella che era un'azienda tipicamente a carattere familiare, invece è un'azienda oggi che conta anche dei manager giovani, con le giuste aspirazioni
ragazzi che, anche del sud, che avevano costruito un background importante in aziende, diciamo, di grosse dimensioni, colossi della nostra industry in giro per il mondo, e che oggi arricchiscono quello che è il nostro bagaglio. Quindi abbiamo e continuiamo ad avere una visione di grande crescita, una crescita strutturata che potrebbe anche avvenire per acquisizioni. Al momento non abbiamo nulla, non abbiamo nulla, diciamo, al vaglio, però stiamo cominciando a ragionare, stiamo cominciando a capire se possono esserci delle opportunità che non ci faremo sfuggire. Ho capito. Senta, dottore, vorrei un'ultima puntualizzazione. Ha parlato appunto che nel primo quadrimestre del 2022 ha registrato un'ulteriore forte crescita e mi ha detto che grazie alle aree. Quali sono oggi le aree più dinamiche? Sicuramente in termini proprio nel settore in cui lei opera, sicuramente gli Stati Uniti, questo ce l'ha detto, sono in forte crescita. Quali altre aree del pianeta, insomma, promettenti? Noi abbiamo puntato tanto su Stati Uniti, su Asia Pacific, soprattutto Corea del Sud, Giappone, sono aree dove il mondo del lusso sta crescendo in modo significativo e dove stiamo acquisendo quote di mercato, raccogliendo tutta una nuova clientela che è molto attenta a quelli che sono i dettami della moda europea. Benissimo. Ma anche l'Europa ha delle ottime esploit. Brexit, per esempio, non ha determinato un calo, anzi, noi in UK abbiamo quasi triplicato il fatturato nel corso degli ultimi 24 mesi. Quindi anche l'Europa resta un'area sulla quale puntiamo. Devo dire, fortunatamente, che purtroppo, diciamo, non viviamo questo dramma della guerra nell'Europa dell'Est, e fortunatamente non siamo coinvolti, perché la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia insieme storicamente non rappresentavano più dell'1% del fatturato. Quindi, malgrado, diciamo, il dispiacere emotivo e personale per quello che sta accadendo, fortunatamente l'azienda è fuori da ogni tipo di problematica. Bene, la ringrazio molto, dottor Giglioli, per questa esposizione che ci ha portato in un settore importante e affascinante. Ricordo che abbiamo parlato con il dottor Giuseppe Giglio, che è CEO di Giglio.com, questa azienda che ha sede a Palermo e che opera nel fashion di alta qualità. Grazie mille. Grazie a lei, dottore, grazie a lei.